L'Alessandria Calcio ha ufficialmente presentato alla stampa il nuovo allenatore per la prossima stagione. Si tratta, come già era stata ufficializzata dalla società grigia, presieduta da Luca Di Masi, dell'ex trainer del Feralpi Salò, Giuseppe Scienza, che succede a Luca D'Angelo. Il neo mister Alessandria, ex difensore della Lazio, ha affermato di essere contento di trovarsi ad Alessandria, una piazza importante e storica del calcio a tutti i livelli, ed ha firmato un contratto per un anno, ovvero per intera prossima stagione. Poi ha affermato: sono arrivato, questo è l'importante, dovrò meritarmi questo incarico, ho fiducia, credo molto nel mio lavoro, nelle mie possibilità, è una società importantissima storicamente, ma non solo, una proprietà che negli ultimi anni ha riportato Alessandria, almeno nel calcio professionistico, e adesso sta a noi riconfermare tutti i buoni propositi con un buon lavoro. Non so se è un buon momento o un brutto momento, personalmente credo che sia per me un ottimo momento per arrivare qua. Credo che sia io che l'Alessandria abbiamo le stesse ambizioni di fare un gran campionato, non vogliamo fermarci qui, spero di poter iniziare un lungo lavoro con questa società. E ripeto, il fatto che l'anno scorso è finito il campionato in malo modo è per me uno stimolo in più per riportare velocemente, attraverso il lavoro dello staff e dei giocatori, l'entusiasmo in una piazza che di calore è sempre stata una delle forze. Il meteo in collaborazione con Punto Fuoco di Tortona, azienda leader nella vendita di caldaie e stufe a pellet Montegrappa, autorizzata all'installazione e certificazione delle canne fumarie, con il rilascio del libretto d'impianto diventato obbligatorio. Punto Fuoco di Tortona mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenza e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circonvallazione, angolo via Pernigotti. Ci sono avvenimenti che per importanza divengono imperdibili. Il 12, 13, 14 giugno la Proloco di Pasturana invita tutti alla 13esima edizione di Arte Birra, la grande kermesse di birre artigianali d'eccellenza. Arte Birra non è una sagra, ma una importante rassegna conosciuta a livello nazionale. Presenti oltre 10 birrifici, laboratori birrari diretti da esperti, birre artigianali di alta qualità, oltre naturalmente alla locale birra pasturana. Inoltre tutte le sere musica live, stand gastronomici e cucina slow food a chilometri zero. Il 12, 13, 14 giugno l'appuntamento è a Pasturana, presso il centro sportivo comunale, per la 13esima edizione di Arte Birra. Possibilità di campeggio ed inesauribile parcheggio anche per i camper. La Proloco di Predosa organizza la 30esima Sagra delle Fragole dal 12 al 14 giugno presso il Palatenda. Si cena tutte le sere con tanti piatti tipici e le ghiotte specialità come il risotto con le fragole e gli agnolotti predosini. Il tutto accompagnato dai vini DOC della cantina di Mantovana. 30esima Festa delle Fragole dal 12 al 14 giugno a Predosa. Vi aspettiamo numerosi. Parco acquatico Lavagello. Sabato 13 giugno, grande apertura del Parco acquatico Lavagello. Troverete un incredibile multi-race foam a 4 corsie, lo scivolo più veloce d'Europa, una nuova laguna caraibica di ultima generazione con idromassaggi, solarium acquatico ed un'isola bimbi con 7 scivoli. Per i più temerari, Black Hole e Rapid River. Il Parco acquatico Lavagello vi aspetta a Castelletto d'Orba.